Io adesso spero di integrarmi il prima possibile, riuscire a capirmi bene subito con i nuovi compagni che mi hanno accolto molto bene, quindi sono contento, quindi spero di far bene e di dare una mano a questa squadra. Al primo giorno che sono arrivato ad Appiano, credo che il 60-70% delle persone che ho incontrato, la prima cosa che mi ha detto è stata: te ci sei sempre stato antipatico, diciamo così, perché comunque erano sempre state partite molto dure, molti scontri, molte botte, però insomma questo fa capire la voglia che c'era di vincere sempre. E sicuramente le parole di Marco mi hanno fatto piacere, insomma, riceverle da uno come lui mi ha dato una mano sia prima sia quando sono arrivato, quindi sicuramente devo ringraziare lui come tutti gli altri compagni. Nessuno all'inizio dell'anno avrebbe pensato una cosa del genere si verificasse a gennaio, quindi adesso c'è questa nuova avventura. Antonio qualcosa ha vinto, io no, quindi insomma ho tanta voglia di provare a vincere qualcosa. Io sono molto contento, arrivo in una squadra di campioni e quindi sono molto contento. Beh, il Milan sicuramente adesso è davanti, quindi non dipende solo da noi. È chiaro che i punti sì, ci sono di distacco, però sono ancora tante partite e io in questo gruppo ho visto comunque, ho avuto la percezione che nessuno ha pagato, ancora tanta voglia di vincere, credo che insomma questa sia una grande cosa, quindi ce la giocheremo sicuramente fino in fondo. Io ho avuto questo piccolo problemino domenica, ho lavorato duro questa settimana, perché comunque volevo rientrare questa settimana. Sono a buon punto, sono a buon punto, oggi mi sono allenato con la squadra, quindi non ho grossi fastidi. Quindi insomma vedremo quello che succederà, però sicuramente la mia disponibilità c'è. È stata una cosa così, un fulmine a ciel sereno, nessuno, compreso me, si aspettava, però da quando è arrivato è sicuramente un'occasione molto, molto importante. La cosa di essere italiano mi fa sicuramente piacere, però insomma anche negli anni passati, dove magari gli italiani c'erano pochi, l'Inter con le sue vittorie in giro per l'Italia, per il mondo e per l'Europa ha portato comunque il calcio italiano in alto, quindi credo che comunque sia una grande cosa. Quanto riguarda Montolivo, sicuramente c'è un bel rapporto, quindi se dovesse arrivare, insomma, io sicuramente sarei contento.